Per far innamorare profondamente di te un uomo. Cara Malgasciona, allora, intanto devi scoprire il linguaggio dell'amore di ogni persona, perché la prima cosa fondamentale è un saluto a Patrizia Perotti, un saluto e buona serata, anche perché se non riesci a entrare a capire veramente la persona con la quale interagisci, avrai poche chance di farli innamorare. Un saluto a Green Apple. Quindi far innamorare la persona prevede una conoscenza. È molto importante questo, far innamorare un uomo. Se devi sentire la sua gioia e il suo dolore, salutiamo anche Rosanna. E quindi se sentirai la sua gioia e il suo dolore, se percepirai le sue emozioni, saprai anche trovare le parole giuste, l'atteggiamento giusto. Alcune persone, lo fanno automaticamente, altre donne invece devono imparare, ma tutte possono imparare a far innamorare un uomo. Le donne sicuramente si sbagliano. Quando diciamo credono che per far innamorare un uomo servano reggiseni imbottiti o ancora peggio servano impianti di silicone per rifarsi le poppe se ce l'hanno piccole oppure che ne so spararsi quintalate di silicone, rifarsi i canotti, cioè le labbra, il culo, gli zigomi, il naso, gli occhi, con l'aiuto della chirurgia estetica. Tutto, se viene fatto per trovare un amore, sono tutti soldi buttati nel cesso, praticamente. Se lo fai per altre motivazioni, questo è un altro discorso. Ma non credere che le poppe al silicone, anche se sono della decima misura, servono per far innamorare un uomo. Queste donne, queste povere mentecatte, pensano sinceramente, diciamo, che cambiare il loro aspetto, diciamo, possa influenzare la scelta di un uomo nell'innamorarsi di loro. Questo assolutamente non è vero. Anche se viviamo in una cultura dove si spinge a questo fatto, no? Perché diciamo, l'economia gira fondamentalmente, quindi in realtà acquisire bellezza non naturale, perché un conto è se certo una donna di bell'aspetto femminile, graziosa, graziata, vestita bene, vaporosa e profumata, ben pettinata, è sicuramente più seducente. Ma quando spera di, diciamo, acquisire bellezza attraverso il bisturi, come diceva Donatella Rettore, lì però quello è forse un'altra cosa, la mia pelle è trasparente come un nodo di serpente, tutto grazie a un bisturi lucente, un bisturi tagliente. Però queste sono cose che contano poco, veramente. Ripeto, se uno poi lo fa per altre motivazioni, non c'è nessun problema, ognuno fa che cazzo vuole fondamentalmente, ma se fa sperando che così potrà essere più bella e che così potrà sedurre un uomo, sbaglia. È molto più importante avere la capacità di comunicare emotivamente. Perché la comunicazione emotiva è fondamentale per sedurre, per coinvolgere. Non è soltanto, diciamo, cioè non è sicuramente l'estetica e non è neanche l'abilità sessuale, se vogliamo. Cioè non è che una donna che acquisisce più abilità, tra virgolette, sessuali, più disinibita è, per dire, più fa innamorare. C'entra poco, c'entra relativamente poco. Anche l'abilità sessuale, chiamiamola così, non garantisce assolutamente la capacità di far innamorare un uomo. Perché?
Per far innamorare un uomo devi passare nella sua mente. Questo mutatis mutandis vale anche invertendo i ruoli degli uomini verso le donne, ovviamente. Non è che un uomo che è sessualmente più bravo fa innamorare la donna, o un uomo che ne so, ha il pisello più lungo fa innamorare la donna. Sono luoghi comuni, ma che sono completamente sbagliati. Bisogna imparare invece a suscitare emotività, bisogna imparare a suscitare, diciamo, emozioni, quindi avere una strategia dell'amore, una strategia di comunicazione. E quindi questo è quello che conta. La cosa principale, il primo punto, è quello di creare una connessione profonda, creare una connessione profonda con questa persona. Creare una connessione profonda cosa vuol dire? Vuol dire andare a comprendere, a capire, come dicevo all'inizio, quelle che sono le sue emozioni, a capire qual è la sua gioia e qual è il dolore e fare, diciamo, amplificare queste emotività. Questo è il primo punto fondamentale. Quindi questo è quello su cui devi puntare, salutiamo anche Ilaria, inizialmente, perché se tu riesci a fare questo, riuscirai a entrare dentro la sua mente. Il sesso, certo, se c'è un buon sesso, ovviamente è positivo, ma non è questo che fa, innamorare, perché altrimenti gli uomini si innamorerebbero magari delle escort che tecnicamente, diciamo, sono più valide rispetto ad altre donne. Questo dobbiamo tenerlo presente. Quindi la prima cosa è creare una connessione fondamentale è il primo punto fondamentale, il primo punto. Per creare una connessione come si fa? Beh, devi gratificare le tre parti. Oh, un saluto a Betty Cottage. Devi gratificare le tre parti. Devi gratificare la parte logica, devi gratificare la parte emotiva e devi anche gratificare sicuramente la parte istintiva, per carità. Ma soprattutto devi entrare, diciamo, nella sua mente emozionale. E quindi andare a capire quali sono, diciamo, le parti, della mente di questa persona che, ti possono, diciamo, essere utili. Quindi ci sono alcune cose che tu devi comprendere subito. Un saluto anche a Warmall. La prima cosa, quindi, abbiamo detto, è entrare, diciamo, nella sfera emozionale. Quindi, se vuoi entrare nella sfera emozionale, se vuoi entrare, diciamo, dentro la sua mente, devi riuscire a ottenere dei grandi risultati. Questo è veramente un punto molto importante. La prima cosa è capire quali sono i suoi conflitti, quali sono i suoi paradigmi, quali sono, diciamo, gli stati emozionali che governano la sua mente. Quindi, perché tu dovrai plasmarti, diciamo, sul suo comportamento, dovrai plasmarti, su quelle che sono le sue esigenze. Quindi questo è molto importante, le sue esigenze emotive, non esigenze logiche. E una cosa che dovrai imparare a fare, ad esempio, e andare a capire se lui gradisce una posizione relazionale up o down, perché le posizioni relazionali possono essere up, down, o up and down. Di solito le posizioni, diciamo, delle persone iperlogiche tendono a essere simmetriche, quindi vuol dire che se tu riesci a comprendere, ad esempio, che hai a che fare con una persona iperlogica, non devi mai dirgli tutto va bene, signor tenente, ma devi innescare una sorta di competizione logico-razionale, perché agganci moltissimo la persona. Quindi
utilizzare o un ruolo up o un ruolo down. Quando è che devi entrare quindi in simmetria? Mentre invece se la persona è prevalentemente emotiva, devi utilizzare un ruolo complementare. Normalmente il ruolo, un saluto a Piera, normalmente il ruolo complementare si manifesta in questo modo, che se una persona è stimolata dal desiderio, ed è emotiva, tu dovrai entrare, diciamo, con un ruolo up. E l'altra persona tenderà naturalmente ad assumere il ruolo down. Se invece, quindi vuol dire che devi essere dominante su questa persona. Quindi se tu recepisci l'informazione che fai con una persona emotiva e recepisci l'informazione che si aggancia sul desiderio, il tuo ruolo deve essere naturalmente un ruolo up, perché quel ruolo up, diciamo, quindi dominante, coinvolge tantissimo, perché va a ricreare quella triade che si era creata nell'infanzia. Se invece la persona, diciamo, è sempre emotiva, ma tende ad agganciarsi sul possesso, cioè essere una persona che vuole desiderare, ma poi ha bisogno concretamente di possedere, e lo riconosci questo dal comportamento che metterà in atto, un comportamento da un certo punto di vista più attivo, diciamo così, e una persona che tende a far sfuriate, perché la persona emotiva in ruolo up, quindi tende un po' a far sfuriate, tende a essere un po' dominante, tende a... Ecco, lì allora dovrai pagare dazio, diciamo, e essere un po' sottomessa, metterti tu un po' in ruolo down per coinvolgerlo, perché vai a ricreare le stesse triadi emozionali vissute nell'infanzia. Se invece la persona ovviamente è iperlogica, ma di natura, diciamo, che si aggancia sul desiderio, tendenzialmente queste persone sono, devi avere un ruolo simmetrico, ma di tipo down, cioè del tipo che sono persone che tendono a dire: beh, non c'è niente da fare, sì, è vero, guarda, andrà tutto a catafascio. Cioè dovrai andare a ricalcare, a rigenerare fondamentalmente quello che dicono loro, amplificandolo ancora di più. Viceversa, se hai a che fare sempre con una persona iperlogica, che però si aggancia una persona iperlogica che però ha una polarità più legata al possesso, dovrai avere un ruolo simmetrico, sempre un ruolo up, quindi creare grandi scontri. Sembra strano, ma gli scontri tengono duro e diciamo, e coinvolgono moltissimo. Quindi, di fatto, molte donne non riescono a trovare l'amore perché sbagliano strategia, perché non imparano ad utilizzare, come dire, non sanno utilizzare, non sanno leggere nelle emozioni delle persone. Alcune persone lo fanno naturalmente, alcune persone riescono a farlo in modo lineare, altre invece non ci riescono, cioè riescono a farlo naturalmente, sono le seduttrici naturali, altre invece non riescono proprio. E quindi questo è da tenere presente, no? Quindi se vuoi trovare l'uomo giusto, devi fare questo. Ovviamente non puoi neanche diventare una perfezionista narcisista, no? Che trova sempre qualcosa che non va, insomma. Però è molto importante, diciamo, imparare a gestire le emozioni dell'altra persona. Un'altra cosa molto importante da capire è, ad esempio, il tipo di conflittualità che queste persone hanno vissuto. E un'altra cosa molto importante da capire e anche il metaprogramma, soprattutto tra i vari metaprogrammi, che sono diciamo, delle sorte di software che le persone vivono. Ecco, se hai a che fare con un capo sempre tragico ed è iperlogico, e devi amplificare ancora di più. Se un capo, ad esempio, sto dicendo di là, un capo tragico, iperlogico, che dice: le cose andranno male, tu dirai: no, andranno molto peggio, ci sarà la carestia, ci sarà l'invasione delle cavallette, le sette piaghe d'Egitto ci colpiranno.
E per quelle persone lì le fai, diciamo, le coinvolgi in quel modo lì. Comunque, quello che devi fare ovviamente è non stravolgere completamente il tuo modo di essere. Devi capire che tra le varie persone, tra i vari uomini che ci sono, devi scegliere quelli che hanno anche dei valori un po' simili ai tuoi, no? Non puoi andare a trovare uomini sbagliati nei posti sbagliati, questo è anche fondamentale. Una volta che hai fatto l'identikit del tuo uomo, devi andare a cercare nel posto giusto. Tu dici: voglio andare, io so, se lo vuoi palestrato e ricco, dovrai magari andare a cercare in palestra, ma non puoi andare a cercarlo nella palestra da Peppino alza la ghisa, perché nella palestra da Peppino alza la ghisa ci trovi il catramista, ci trovi il ferramenta, quello che insomma, oppure vai in un club, vai diciamo che non so, un circolo di golf, qualcosa del genere, no? Se cerchi anche un certo livello. Poi ovviamente ognuno fa quello che vuole, no? Questo è evidente. Però anche diciamo frequentare club, società, musei, tutti luoghi dove è possibile, diciamo, trovare persone che possono andare bene per te. E poi devi imparare un'altra cosa, a sentirti a tuo agio quando incontri l'uomo che ti interessa, ovviamente. Pochissime donne riescono a essere a proprio agio con, diciamo, con l'uomo che gli interessa, perché entrano in uno stato di emotività, no? Quindi hanno un linguaggio non verbale peggiore, quindi la capacità di gestire la propria comunicazione non verbale è fondamentale. Anche capire, ad esempio, che tipo di competizione, perché se hai a che fare con un uomo che ha vissuto il tradimento da parte della madre, ha vissuto un tradimento da parte della madre, quindi tu dovrai, e quindi vive la competizione con le donne, tu dovrai entrare direttamente in competizione con lui per sedurlo. Cioè, ad esempio, fargli intendere che la darai a tutti meno che a lui, e quindi davanti a lui corteggerai altre donne. Questo vale moltissimo, se hai capito, ci sono poi dei modi non verbali, che segue i miei corsi comunque lo sa, i corsi online sull'altro canale Massimo Taramasco, che vai devi far vivere la competizione direttamente con te. Se invece questo tradimento l'ha vissuto da una figura maschile e quindi vivrà la competizione con gli uomini, ebbè non potrai tu fargli vivere la competizione, ti servirà una spalla, ti servirà un uomo. Ti servirà un uomo che ti corteggi davanti a lui, ad esempio. Allora, in questo caso, lui ti troverà interessante, non tanto perché tu sei interessante di tuo, ma perché c'è un uomo che ti corteggia, c'è un altro uomo che... perché lì si crea una triade in cui ti vede come la mamma buona, diciamo, da sottrarre le grinfie del papà cattivo, del papà che è ritenuto trasgressivo. Ecco, questi sono alcuni esempi. Un saluto Andrea Giovani. Sono alcuni esempi di come, diciamo, si possono sedurre le donne, quindi sedurre gli uomini. Fondamentale quindi è capire sia il tipo di conflittualità, ma soprattutto il tipo di tradimento. Quasi tutte le persone hanno vissuto il tradimento da parte di una delle due figure, ma se è un maschio e ha vissuto il tradimento da parte della madre, devi essere direttamente tu che gli fai vivere la competizione, perché il tradimento genera competitività. Il tradimento genera competitività per il fatto che se una persona mi tradisce, mi produce un senso di rivendicazione, di revenge, e questo posso metterlo in atto attraverso, come possiamo dire, attraverso una competizione. Quindi questo è un punto fondamentale. Come dicevo, se invece il tradimento l'ha vissuto da un maschio, sarà competitiva verso gli uomini e dovrò utilizzare una spalla, fondamentalmente. Però ci sono anche altri aspetti, diciamo, da capire. Ad esempio, che cosa fa un uomo nel suo tempo libero? Perché poi, se tu vuoi una storia a lungo termine, devi capire che sei la persona giusta. Che cavolo fa questo?
passa il tempo a girarsi i pollici, colleziona oggetti di antiquariato. Quali sono le cose? Anche le professioni è fondamentale, no? Come dire, devi cercare di capire a livello culturale. Questo è molto importante. E ovviamente devi tenere presente che la cosa peggiore che puoi pensare di fare è di cambiare le persone, perché tanto le persone non cambiano. Le persone assolutamente non cambiano, le persone non modificano, difficilmente modificano la propria, come dire, il proprio modo di essere, insomma. È inutile che cerchi il libertino per trasformarlo fedele o che cerchi il pigro per trasformarlo in super atleta. Questo diventa veramente complicato, no? E quindi molto meglio trovare uno già che dal punto di vista dei valori sia allineato ai tuoi. Ecco, queste sono un po' le cose fondamentali. Un'altra cosa che è molto importante è capire un metaprogramma. Dicevi, i metaprogrammi sono dei software che utilizzano le persone, no? Ce n'è uno, ce ne sono uno o due molto importanti nella seduzione. Uno è capire se presentarti sempre come una donna nuova, presentarti ad esempio una donna che cambia spesso, magari che cambia spesso pettinatura, che si fa vedere sempre diversa, che dà emozioni sempre nuove, che interrompe costantemente gli schemi. Sono questi uomini con tipico metaprogramma verso, che vanno verso nuove possibilità, verso nuove emozioni, si agganciano su donne che hanno sempre voglia di cambiare, mentre invece le persone, gli uomini più abitudinari, diciamo quelli che hanno questo metaprogramma via da, che proprio cambiano quando non ne possono fare a meno, quando la sofferenza diventa troppo forte. E questi devi anche tartassarli un pochettino, ma saranno, come dire, molto destabilizzati dai cambiamenti. Quindi devi fargli intendere che ci sarà un cambiamento come penalizzazione. Quindi questo è fondamentale, no? Perché il meccanismo della gratificazione e delle penalizzazioni è fondamentale. Una persona con metaprogramma verso la penalizzi, dice, però poi devi ovviamente dare un cambiamento. Ad esempio, che ne so, presentandoti anche facendo sesso, anche nella sessualità, senza fantasia, sempre nel suo modo. E invece il via da, invece, è quando cambi, penalizzi, no? Perché non è predisposto a queste cose. Ecco, questa è un'altra cosa molto importante. Poi anche il riferimento, se hanno un riferimento interno, un riferimento esterno. Il riferimento interno vuol dire che sono persone autocentrate, quindi devi fargli credere che tu li assecondi e che il tuo pensiero, il loro pensiero in realtà coincide col tuo, mentre invece se ha un metaprogramma etero-referenziato, allora sono molto più, queste persone sono molto più, come dire, suggestionabili e talvolta si abbinano sempre a persone che si agganciano sul desiderio, quindi devi dargli degli ordini, devi diciamo utilizzare anche una paralinguistica più dura, un tono duro della voce. Il prototipo, diciamo, del tono duro di voce è tacete! Tacete! Questo gli genera una scossa, no? Gli dà un'emozione molto intensa, mentre l'altra tipologia invece ha bisogno di parole molto più dolci, quindi devi fare un po' più, insomma, devi essere un po' più dolce da questo punto di vista. Ecco, quindi queste sono, ho detto, una parte di cose che però sono molto importanti per far innamorare profondamente un uomo. Quindi non servono i labbroni, non servono il silicone, non serve che ti rifai il culo, ma serve che sai stimolare e agganciare la mente, come sto dicendo. Nel frattempo iscriviti al canale, attiva la campanella e riceverai la notifica dei nuovi video. E ti ricordo che ti puoi